Non giudicare gli altri. È questa un'indicazione preziosa. È uno sguardo nuovo che Cristo ci chiede di avere verso gli altri, ma anche verso noi stessi. La stessa misericordia che abbiamo, a volte a sproposito, nei nostri confronti, dobbiamo imparare a esercitarla anche verso gli altri. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù disse ai suoi discepoli: Non giudicate per non essere giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati voi, e con la misura con la quale misurate sarà misurato voi. Il giudizio spetta solo a Dio, ma spesso con tanta leggerezza puntiamo il dito sugli altri. Diamo aria alla bocca. Parliamo di cose che non conosciamo. Con facilità ci dimentichiamo di essere noi stessi peccatori. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Può sembrare un paradosso, ma tanto più abbiamo una trave, tanto più vediamo la pagliuzza. Ma è proprio il peccato che è in noi che ci fa vedere solo il male negli altri. O come dirai al tuo fratello: lascia che tolga la pagliuzza dal tuo occhio, mentre nel tuo occhio c'è la trave? Ipocrita. Quello che sembra un gesto gentile in realtà diventa una tortura. Criticare gli altri non fa di te una persona migliore. Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Ciò che in noi manca è il collirio della misericordia. Lo sguardo di chi ha saputo piangere per i propri peccati. Chi oggi sono chiamato a guardare con misericordia?